Oggi ti spiego perché i tuoi secondi vegani fanno schifo. La carne, il pesce e i formaggi hanno un sapore intenso che è difficile da sostituire. Questo può essere un grandissimo scoglio per chi si avvicina la prima volta alla cucina vegana. Se qualcuno fino al giorno prima ha mangiato una pancetta rosolata e poi il giorno dopo gli propone il seitan, va da sé che naturalmente ti diranno: ma perché? Ma se il seitan o le altre proteine vegetali le impari a cucinare bene, nessuno avrà più nulla da ridire. Ciao, io sono Chef Davide Maffioli di corsodicucinavegan.com. Sigla! Facciamo una riflessione sui secondi vegani. Tre sono le caratteristiche che devi avere se vuoi far avvicinare le persone alla cucina vegana: il gusto umami, la parte grassa, le consistenze. Ma prima ancora di tutto questo, se nei secondi vegani non ci mettiamo le proteine, o ne mettiamo veramente in minima quantità, abbiamo un problema. Ancora oggi, nel 2023, vedo un sacco di ricettine piene rase di carboidrati chiamate secondi. Quindi, non sono dei secondi, o quantomeno non secondi degni di questo nome. Detto questo, se ti interessa, c'è una fantastica masterclass in offerta in questi giorni dedicata ai secondi vegani. C'è all'interno tutto lo scibile, almeno quantomeno quello che ho imparato io in tutti questi anni di carriera, parlando di proteine vegetali, quindi come le andiamo a trasformare in modo da renderle a prova di onnivoro, perché dico sempre che faccio cucina vegana per onnivori incalliti. Ti lascio qui sotto il link in descrizione per andare a vedere il corso. Ritornando al discorso di prima, un secondo piatto deve contenere un alto contenuto proteico, da bilanciarsi a un primo piatto che contiene un alto contenuto di carboidrati. Questo perché si è scoperto negli anni che carboidrati, proteine, grassi, sali minerali e vitamine sono necessari. E non è che lo dico io, e se vogliamo guardare bene, nemmeno la scienza lo dice la storia dell'umanità, dove da nord a sud, da est a ovest, si è decodificato uno stesso pattern. Quindi per avere un piatto completo dobbiamo avere carboidrati, proteine, vitamine, sali minerali e grassi, e il secondo in tutte le culture è considerato la parte proteica, a parte per i fruttariani, ma loro fanno caso a sé. Quindi come prima cosa partiamo dall'utilizzo delle proteine per creare un secondo piatto. Il problema del gusto umami nei secondi piatti vegani sta nel fatto che per l'appunto manca. Perché se prendiamo ad esempio dei ceci e li andiamo a rosolare con un filo d'olio, non tiriamo fuori il gusto umami. O quantomeno, non tanto quanto il gusto della pancetta rosolata, della braciola di maiale sulla griglia o di un pesciolino fritto. Il gusto umami è quello che possiamo tradurre con glutammato monosodico. Quindi possiamo o semplicemente aggiungere ai nostri piatti quello che è il glutammato monosodico, oppure possiamo utilizzare delle alternative che ne contengono naturalmente. Ad esempio, tutte le salse di soia, tutti i vari tipi di miso, il garum, che è un tipo di salsa di soia fermentata più italiana, salse fermentate in genere contengono umami, il lievito alimentare, alghe varie e funghi vari. Ecco, sicuramente dobbiamo imparare a utilizzare questi elementi per rendere i nostri secondi magici. Parlando poi della parte grassa, il grasso per l'appunto è una cosa che ci serve ad appagare le papille gustative di chiunque. Ti piacciono le patatine fritte nel sacchetto? Ok, quello è il grasso che piace in generale. E anche qui, in cucina vegana, le proteine, praticamente quasi nessuna è grassa, o comunque contiene una percentuale di grasso talmente basso che alla fine non va a pagare il palato. Quindi una cosa importante è che non dobbiamo avere paura di utilizzare della materia grassa in più. Io calcolo in generale almeno un 10% sul peso del prodotto, quindi su 100 grammi di una proteina che sto facendo almeno 10 grammi devono essere di olio, più la parte di olio che andiamo a mettere in rosolatura. Solo in questo modo possiamo sopperire alla mancanza di quello che è un elemento presente nel mondo animale, quindi il grasso. E l'ultima cosa, la consistenza. Non possiamo dimenticare la consistenza del piatto. Siccome in generale nessuno è nato vegano, abbiamo tutti un ricordo di alcuni piatti che ci sono più o meno piaciuti nella nostra infanzia, e lì c'è un legame emotivo. Ma non è perché divento vegano che il giorno dopo quella cosa lì non mi piace più, quella consistenza lì non mi piace più o quel gusto lì non mi piace più. Semplicemente scelgo di mangiare vegano perché non voglio più contribuire al massacro degli animali negli allevamenti intensivi. Ma non è un problema ammettere che questo gusto o questa consistenza ci piacevano e mi piacciono ancora oggi. Io se penso al gusto della pancetta rosolata mi viene la salivazione. Perché? Perché è buona, è grassa e salata, e ci faceva un sacco di cose nelle cucine. La cosa importante in cucina vegana è riuscire a sopperire alla mancanza di alcuni elementi mettendone dentro altri e cercando anche di trovare le giuste consistenze. Perché voglio dire, l'humus è molto buono e nessuno può dire di no, ma sicuramente non è una delle consistenze
alle quali noi siamo abituati o quantomeno siamo nati con questa consistenza? Direi proprio di no. Quindi ad esempio, se riesco a trovare, come quello che stai vedendo adesso, un controfiletto fatto in chiave vegan con una bella consistenza, con una sua bella parte grassa, con una sua bella parte salata, se riesco a emulare al meglio questo prodotto, ho fatto bingo. Io sono contento, la persona che viene a mangiare è contenta, siamo tutti contenti. Detto questo, anche per oggi il video volge al termine, ci vediamo al prossimo video. Ciao!